Cerca di qualcosa, qualcosa che nel mondo vuoi. Caro fratello, cara sorella, buongiorno nell'amore del nostro Signore Gesù. Oggi che è il 26 di marzo del 2021, io sono davvero felice di poter essere con te. Sono passati pochi minuti dalle 7 e noi siamo qui per la grazia di Dio, Alba Nuova Potenza nella preghiera. E noi ringraziamo Dio perché non solo abbiamo un anno che stiamo celebrando il Signore, pregando a Lui, ma noi ringraziamo Dio perché ancora un altro mese è passato. E questa è una grande benedizione, il fatto che noi possiamo comunque e ovunque credere nel Signore, nella Sua parola. Io sono felice che tu stia qua. Mi raccomando, metti un like e condividi. Se fai parte di questo ministero, vogliamo invogliare tante altre persone a partecipare nel nome del nostro Signore. Quindi, Giusto per non dimenticare, io cambio anche qui lo schermo perché tu possa ricordarti che questo è il momento di mettere un like, condividere e di stare tutti quanti con noi. Io saluto coloro che questa mattina siamo tutti quanti qui su YouTube, questa mattina in maniera eccezionale. Io ho invitato anche tutte le persone che di spesso uh, si trovano lì nel canale più che canale, nella pagina di Alba Nuova Potenza nella preghiera, nella piattaforma di Facebook, per venire, per aggiungersi qui nella pagina, anzi nel canale di Nicodemo Fabiano su YouTube. Io ringrazio molto, ma guarda, con tutto il mio cuore, ieri sera chi non ha partecipato al PIS pregando insieme al Signore, mamma mia, è stata una cosa meravigliosa. Io sono stato così incoraggiato dalle vostre domande, dalla vostra fame e dalla parola di Dio ringrazio il Signore per la Sua parola. Ringrazio il Pastore Giuseppe, ringrazio il Diacono Aimone, ringrazio la partecipazione di tutti voi e anche il contributo di Manuel. Ma veramente ringrazio Dio per la tua domanda. Tanti fratelli hanno fatto domande veramente fatte bene e noi abbiamo avuto un bellissimo tempo di discussione della parola. Io spero che ancora nei prossimi giorni noi possiamo continuare ad approfondire. Mi raccomando, continuate a domandare, però naturalmente vogliamo sempre rimanere saldi nella parola, sempre rimanere... Uh, con uh, un giusto atteggiamento nei confronti della parola. Non vogliamo indovinare le cose, non vogliamo magari mettere la nostra opinione e farla incastrare nella parola. No, è la parola che deve insegnare me, è la parola che mi deve trasformare, è la parola di Dio, la bussola, la luce, questo cibo uh, così importante, quotidiano per la nostra vita. Quindi vogliamo interpretare le scritture dentro del suo contesto e quello che Dio non ha detto è perché non vuole che noi sappiamo ma noi sappiamo che tutto quello che ha rivelato è perché noi conosciamo possiamo conoscere Lui conoscere il suo proposito e avere una vita consacrata al Signore Dio è meraviglioso mi raccomando veni tu a partecipare anche con noi nel pis pregando insieme al Signore Ogni mercoledì alle ore 18 e 30 e ogni giovedì alle ore 20. Ieri è stato, guarda, veramente un'ora di domande, quindi più di due ore. È stata una cosa meravigliosa, quindi davvero complimenti. E quindi vuol dire che noi, ieri, abbiamo avuto una grande occasione per avere la vitamina BPC nella nostra vita. Poi, tra l'altro, io vorrei ricordarvi. Che noi questa domenica noi abbiamo la celebrazione al Nostro Signore alle ore 10.30, ma dalle 10.25 noi ci incontreremo sulla piattaforma di Zoom. Poi da Zoom noi andiamo tutti quanti insieme nella, nel canale di Nicodemo Fabiano, su questo canale di YouTube per celebrare il Signore insieme. Uh, per la grazia di Dio noi ci stiamo organizzando per uh, la prima domenica, del mese di aprile per celebrare il Signore celebreremo anche la Pasqua, celebreremo la cena del Signore sarà un tempo di grande lode, di grande adorazione a Dio. E quindi, cari, noi abbiamo bisogno anche di tanti cari fratelli di Cesena e di Rimini che possono venire a dare una mano per sanificare la sala, le sale, perché noi possiamo uh, accogliere le persone. È molto importante, ossia, proteggerci, è molto importante organizzarci, ma è ancora più importante che noi possiamo celebrare il Signore anche presenzialmente, continueremo sempre con il Ministero su internet, però noi vogliamo anche continuare nel tempo di stare insieme presenzialmente per dare testimonianza per pregare tutti quanti insieme. Questo è fondamentale per la Chiesa, per il corpo di Cristo. Vogliamo ringraziare il Signore. Signore, noi a ti lodiamo questa mattina per la gioia che dai nel nostro cuore di incominciare un'altra giornata nella tua grazia e nella tua benedizione. Signore, ti ringrazio ieri per come la tua parola ha parlato e ha suscitato tante domande. Che meraviglia, che meraviglia. Signore, continua a parlare e che questa fame per la parola possa continuare a crescere perché Signore non è un cibo che ti ci fa ingrassare e stare male, è un cibo Signore che ti fortifica e che ti porta sempre più vicino a te. Quindi io ti prego Signore, nel nome di Gesù, nella potenza dello Spirito Santo, continua a istruire il nostro cuore e fa Signore che noi siamo io insieme agli altri fratelli, possiamo essere in grado di insegnare la tua parola, come Signore viene anche insegnata e predicata qui su Alba Nuova. Nova Sup... nei culti Signore che meraviglia preghiamo Signore già oggi per il culto di domenica che ci sarà su Youtube Signore nel canale di Nicodemo Fabiano e tutti i fratelli che parteciperanno le testimonianze che ci saranno per edificare la partecipazione musicale Signore nel nome di Gesù continua a benedire benedice tutte le chiese in Italia e che possiamo essere saldi nel Signore Padre io prego tanto che noi credenti possiamo essere essere maturi nella Tua parola, che possiamo perdonare, che possiamo essere perdonati, ossia io intendo, Signore, tra di noi, ma soprattutto, Signore, che possiamo vivere da perdonati da Dio, permesso della potenza del Signore aiutaci Signore a dare testimonianza a servire il Signore a essere persone gratte e riconoscenti per il tuo intervento nella nostra vita nel nome di Gesù, continuiamo Signore a pregare perché la Chiesa di Cristo non possa perdere neanche un attimo della sua concentrazione, della sua missione di fare e di fare discepoli di predicare il nome del Signore Padre io prego per ogni pastore, per ogni diacono, per ogni missionario per ogni anciano, per ogni persona membro di chiesa que ama il Senhor, rinnova la nostra fede e que não te conosce, Senhor, que não na fede em te. Toca, Senhor, dai la grazia e dono della fede, perché possa riconoscere Gesù Cristo. E quando saranno confrontati con la tua parola, que seja lo Spirito Santo a tocar i cuori e transformare la nostra existência, não dando un'imbiancata, mas completando, transformando, Senhor, dalla A alla Z, ogni aspetto della nostra vita, nel nome di Gesù. Amém. Il popolo di Dio dice. Amen. Cari, noi abbiamo questa mattina uh, due belle testimonianze e quindi noi vogliamo ascoltare. Uh, abbiamo il fratello Wellington da Treviso, il nostro carissimo fratello, che porta un incoraggiamento, anche un messaggio musicale. Quindi noi vogliamo ascoltare la sua. E poi c'è un altro fratello, fratello Gabriele, che anche lui ha mandato la sua testimonianza. Quindi vogliamo chiudere questa ultima puntata del mese di marzo, uh, veramente nella gioia del nostro Signore, almeno di questa settimana. Quindi vogliamo ancora lodare il Signore per la vita dei nostri cari fratelli. Ciao a tutti, ciao Pastore Fabiano, fratelli e fratelli del Canale Albanova. Voglio dire che il Signore è buono e che la sua benità dura in eterno. E vi lascio un salmo che è scritto, eh, Salmo capitolo 89, 1, dice così: Io canterò per sempre la bontà del Signore, e la mia bocca annuncerà la tua fedeltà. Amen. Cantiamo insieme questo cantico, dice così: Benedetto, benedetto è il nome del Signore. Gloria al nome tuo, che tu, sole splende su di me. bra in e volenti lodai il nome tuo Glória em nome tuo quando vengo da a te il cuore triste fragile lodai il nome tuo tornevallo tardi sempre

Per sempre sceglierò e bene dire te. Ciao a tutti, allora, sono qua a tagliare dei ulivi allora mi sono detto, nel tempo stavo un po' pregando, stavo un po' pensando così. Mi sono detto perché non salutare tutti i fratelli ad Alba Nuova, questa è la testimonianza di Alba Nuova. È passato un anno, è passato un anno, un anno è stato abbastanza, abbastanza lungo in questa situazione. Poi ringrazio il Signore, sapete io il lavoro a me non mi manca. Sono cambiate tante cose quest'anno comunque. Eh, è facile, come diceva oggi Fabiano, eh, invitare un ospite e fargli vedere la casa pulita, no? È sempre facile fare una testimonianza quando quanto tu ti stai bene e tutto. Invece lo sgabuzzino, quello che noi dobbiamo svuotare, è più difficile svuotarlo. Eh, sono contento comunque perché tutte le mattine è come se fosse davvero la mia sposa Alba Nuova. L'appuntamento mezzogiorno che leggiamo la Bibbia insieme è come se fosse un appuntamento anche se non riesco comunque la leggo sempre, sono costante. Sono costante perché il Signore mi, mi rende costante. Eh, la testimonianza che voglio fare, sono contento per la Ziaina che è con noi, per, eh, perché comunque mi sento, mi sento in famiglia, anche se non ci conosciamo, non ci siamo frequentati tanto, per il problema di che non ci possiamo incontrare così, però mi sento una famiglia. Eh, sono qua in seminario, ho fatto tanti lavori negli anni passati, però è un servizio di volontariato e lo faccio veramente eh, con tutto il rispetto di altruismo e quello che il Signore mi ha sempre donato essere altruista nei confronti degli altri, anche in questo caso anche dal prete, che comunque è stata una persona, una persona vicino in tutti questi anni, è stato il mio sacerdote. E detto questo magari farò una testimonianza per eh, per il culto di un altro momento vestito normale <ride> non da lavoro ringrazio il Signore per i denti che di sorriso posso sorridere adesso eh, e ringrazio tutti voi quando fate la testimonianza avremo modo ancora di, di parlare sono tante le cose da raccontare intanto volevo farvi un saluto a tutti un abbraccio in Cristo come dice Fabiano eh, grande Fabiano grande a tutti i pastori che hanno la Chiesa Evangelica ragazzi buona abba nuova ciao a tutti Signore ci benedica ciao Grazie al Signore, grazie a Dio per la vita di Wellington, per la sua testimonianza. Caro fratello, che il Signore possa continuare a benedire a te e alla tua famiglia, il Veneto, le chiese lì nel Veneto dove servite il Signore con tutta la gioia. E anche te per Gabriele, per noi siamo davvero contenti perché ormai è un anno che sei vicino alla Chiesa di Cristo, ma soprattutto vicino al Signore della Chiesa che è Gesù Cristo, colui che ha amato te, ha amato noi. E che ci chiama per servire Lui. Signore, ti ringraziamo per le testimonianze durante questo mese, del mese di marzo del 2021. Ti ringraziamo, Signore, per il tempo di Alba Nuova, che ormai è un anno. 12 mesi, Signore, dove praticamente quasi tutti i giorni, per non dire il sabato e la domenica soltanto, ma siamo stati qui a pregare al Signore. Padre, grazie per tutte le preghiere che hai sentito. Grazie per il tuo intervento nella nostra vita. Grazie per la forza. Grazie per la speranza. Noi esaltiamo il tuo nome. Noi ti ringraziamo per l'insegnamento di Gesù Cristo nel nostro cuore. E continueremo, Signore, a pregare nel nome di Gesù. Risvegli il tuo popolo, Signore. Risvegli velha a nossa fé, Padre, tu estás à la ricerca de adoradores que te adoram no espírito e veritá, de gente que é uma fé genuína, na teu confronte, que escuta a palavra que ela mete em prática. Senhor, eu te 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 prego Voglio Tu trasformare il mio cuore e quello che non serve, Signore, metti le cose che non servono fuori dal mio cuore e affinché dentro della mia vita ci sia soltanto quello che Tu vuoi che sia presente dentro di me. Padre, io Ti prego, continua a proteggere le nostre famiglie, ogni matrimonio, ogni figlio, ogni figlia, ogni marito, ogni moglie. Ogni persona, Signore, che cerca te con tutto il cuore, noi ti preghiamo nel nome di Gesù. Padre, questa mattina noi preghiamo per tutti i nostri cari che sono malati, che hanno bisogno del Signore. Padre, noi preghiamo per Massimo, Signore, che ha un problema alla schiena, un dolore fortissimo, Signore, che eh, lo hanno colpito durante questa settimana, ormai, Signore, tutta la settimana. Guarisce lui. Grazie per i nostri cari fratelli, Signore, che uh, hanno sempre uh, la fede nel Signore. Noi preghiamo per tutti coloro che sono malati, preghiamo per coloro che stanno cercando lavoro, ma io prego per tutta la tua Chiesa, affinché sia una Chiesa missionaria, che predica la tua parola, che forma nuovi discepoli, che fa la differenza nel mondo, fa, Signore, che possiamo mantenere la giusta priorità, quella di servire il Signore quella di predicare la parola, quella di edificare la Chiesa, quella di esaltare il nome del Signore che è santo, vivo, Padre, io ti prego, aiutami sempre di più a insegnare la tua parola, a pregare insieme ai miei fratelli, a leggere la tua parola e che questa parola possa trasformare la nostra vita. Noi te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Ti lo diamo, Signore, perché fino a qui, Signore, tu ci hai benedetti in una maniera grande, Padre. Non abbiamo parole per ringraziarti. E prego, Signore, per chi forse oggi è scoraggiato, per chi magari, Signore, si sente ostacolato per andare avanti. Signore, ti prego per maturità spirituale affinché tu ci dia costanza, perseveranza e che Signore è così che magari ti sta barcollando, Signore dai fede, dai Signore costanza, come dice la tua parola avvicinatevi a Dio e lui si avvicinerà, avvicinerà a voi. Avvicinatevi a Dio, Signore, e tu certamente ricaricherai la nostra vita. Noi te lo preghiamo, Padre. Grazie per ogni mezzo che ci dai di poter attingere al trono della tua grazia. Noi ti preghiamo, Signore, per questo ministero e consacriamo questo anno nuovo di Alba Nuova affinché tu possa benedire i prossimi mesi nel nome del Signore, che questo ministero possa continuare a crescere. Possiamo arrivare, Signore, nei tanti cuori a predicare il nome del Signore. Grazie per la tua parola che ci istruirà. Noi ti ringraziamo, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Il popolo di Dio dice Amen. Carissimi, noi vogliamo anche passare a un tempo di parola di Dio. Ma prima di passare alla parola, mi raccomando, se tu hai una richiesta di preghiera, anche se eventualmente adesso, questa mattina, eh, o che noi già abbiamo pregato, o che forse a volte mi posso sfuggire, ma a volte sono tante le preghiere. Che eh, giustamente anche dopo, fuori onda, io sto a pregare al Signore. Quindi, mandami le tue richieste di preghiera. C'è il numero in sovraimpressione 340-237-9339. C'è anche l'indirizzo della Chiesa Evangelica a Rimini. Uh, e anche quello di Cesena, come sapete noi questa domenica faremo il culto soltanto online, però la domenica di Pasqua noi faremo presenziale e online e noi invitiamo tutti i nostri cari affinché possano partecipare nel nome del Signore. C'è un'altra cosa che vi devo ricordare cari, che noi, noi sappiamo che tra sabato e domenica l'orario cambierà, l'orario cambierà e quindi noi abbiamo bisogno Uh, di uh, svegliarti un'ora prima per non perdere l'orario infatti c'è il gallo il gallo che canta sentite qua il gallo guarda il gallo il gallo sta cantando sta cantando perché tu possa svegliarti un'ora prima e noi possiamo lodare il signore la domenica mi raccomando mi raccomando metti il tuo orario giusto, no? perché noi andiamo a aumentare un'ora, non è ritardare un'ora, è mettere un'ora in più, quindi quando vai a dormire, non svegliarti alle 3 di notte per aggiustare l'orologio, prima di dormire, se non è automatico già nel tuo cellulare o orologio, quello che sia, o sveglia, metti un'ora in più, quindi noi praticamente perdiamo un'ora di sonno, ma non perderai l'occasione di lodare il Signore. Mi raccomando, mi raccomando. Mandami le tue richieste di preghiera 340-237-9339. Vogliamo pregare, metti un like e condividi questo tempo di preghiera nel nome del Signore. Cari, noi vogliamo anche leggere la parola del Signore questa mattina. Abbiamo letto Marco capitolo 1, abbiamo ieri completato Marco capitolo 2. E noi oggi, noi incominciamo il terzo capitolo. Io voglio, voglio questa mattina soltanto i primi due versetti, iniziando Gesù Cristo ancora una volta sta a confrontare uh, i farisei, questi uomini che anziché venire per ascoltare la parola volevano criticare la persona di Cristo, ma una critica distruttiva, una critica che dimostrava il loro rifiuto nei confronti del Messia e che sta in un certo modo a rappresentare quasi che tutta la nazione di Israele che ha nella sua grande maggioranza in quel momento rifiutato Gesù. Gesù comunque ama Israele e ha predicato la sua parola e noi vogliamo continuare a pregare tra l'altro qui per Ricordare il nostro dovere di pregare per le nazioni, compreso Israele, perché Israele possa venire al Signore Gesù. Quindi leggiamo la parola del Signore. Noi leggeremo Marco capitolo 3, leggeremo questa mattina versetto 1 e versetto 2, sempre del capitolo 3. Gesù che cosa fa? Gesù capitolo 3 versetto 1 Vangelo di Marco, poi entrò di nuovo nella sinagoga, non è la prima volta che Gesù va nella sinagoga Gesù entra di nuovo nella sinagoga, era un luogo per l'adorazione era un luogo per lo studio della parola, era un luogo anche per la comunione con altre persone che credevano nel Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, Gesù entra di nuovo nella sinagoga e cosa c'è? C'è sempre qualcosa da fare, perché quando il popolo di Dio si riunisce c'è sempre qualcuno che ha bisogno di un tocco particolare del Signore, noi abbiamo bisogno, là stava un uomo che aveva la mano paralizzata. E questo uomo dal contesto noi possiamo intendere che lui non era nato con questa mano paralizzata, lui non era nato con, questa, uh, con questo handicap fisico, ma probabilmente gli era successo qualcosa, un incidente. E potete immaginare in una società che dipende molto dal lavoro manuale, non avere una mano funzionante, diciamo, o mancante in questo caso. Portava la persona a pessoa a diventar um mendicante, porque não era in grado de lavorare, sendo um mendicante, a sua vida estava stata resa dificilíssima. Mas Jesus Cristo não ignora quello que vede. Jesus entra nella sinagoga e lá estava um homem que aveva la mano paralizzata. E que cosa fa? E lo osservavano per vedere se lo avrebbe, se lo avrebbe guarito. In giorno di sabato per poterlo accusare. Mamma mia, è una cosa allucinante. Gesù entra nella sinagoga, c'è questo uomo con la mano paralizzata e i farisei, anziché ascoltare la parola del Signore che veniva predicata nella sinagoga, stavano lì per osservare le persone. Estavam ali veramente para observar se Jesus Cristo avrebbe guarito uma persona il giorno de sábado. Jesus aveva demonstrado la sua potência, a sua autoridade. Gesù già aveva dimostrato che Lui è il Signore dei signori e re dei re, al di sopra delle malattie, al di sopra dell'influenza diabolica, del demonio nella vita delle persone. Gesù Cristo è al di sopra del peccato perché Lui ha la potenza di perdonare i peccati. E di nuovo Gesù Cristo è al di sopra della tradizione. Abbiamo visto che Lui è il Signore del sabato, no? Gesù Cristo è il Signore. E hora allora, de novo, Lui entra na sinagoga para adorar o Senhor. E, questo contexto, se é Jesus que entra na sinagoga, Lui dimostra que é um vero adoratore, coisa que Jesus Cristo é como modelo pela nossa vida. Jesus Cristo entra na sinagoga. Cari, nós abbiamo visto aqui, exemplo de Cristo, a importância que Jesus dá per l'adorazione presenziale. E per noi, nós não somos ebrei, nós não abbiamo uma sinagoga, mas o princípio é molto simile a quello che nós facciamo oggi. O fatto che Jesus vá se si dirige, poteva stare in casa tranquillo, mas Lui che cosa fa? Si dirige per essere insieme a altre persone, per ascoltare la parola del Signore. Questo è un qualcosa che molte persone oggi hanno perso o non ce l'hanno più questa premura, questo desiderio. Gesù Cristo va, lui sapeva che c'erano molte persone lì nella sinagoga che anziché ascoltare lui lo avrebbero eh, rifiutato, lo avrebbero condannato, lo avrebbero giudicato, ma Gesù Cristo va nella sinagoga per ascoltare e per far ascoltare la parola del Signore. E mentre va nella sinagoga, come abbiamo visto, Gesù Cristo trova questo uomo, trova questo uomo che ha la sua mano paralizzata. E quando noi vediamo qui nella parola del Signore, noi vediamo, vediamo la mano di Dio veramente grande nel cuore uh, di, questa, di queste persone che hanno tanto bisogno no? Sia del Signore, hanno tanto bisogno di, di Cristo Gesù, è il Signore Gesù che entra per trasformare la vita di questo uomo e fa capire la sua, vera, eh, la sua vera fede ed è un esempio per la nostra vita. Da una parte Gesù Cristo che cosa fa? Gesù Cristo lui eh, sta a dimostrare, lui sta a dimostrare che un vero adoratore è quello che cerca il Signore questo Ponto de encontro que é a sinagoga, em que contexto, per nós nós temos o corpo de Cristo, não é locale, me raccomando, não é locale, mas são as pessoas que se trocam em um ambiente que formam a chiesa de Cristo. Jesus entra na sinagoga e Jesus Cristo é stato confrontado, ou seja, Lui ha é confrontado com este homem que aveva questa esta mão paralisada. De novo, observamos bem o brano. E Lo osservavano, no, Gesù, ma prima che osservassero Gesù, Gesù stava là e c'era questo uomo con la mano paralizzata. E la cosa che accade, cari, è che Gesù è stato confrontato, c'è un uomo in necessità, ma gli altri, anziché guardare la necessità di quella persona, loro stavano lì per osservare Gesù Cristo, per condannare, per giudicare la persona del nostro Signore. Cari, quante volte ancora oggi ci sono persone che quando il popolo di Dio si riunisce loro vengono solo per criticare. C'è gente che viene solo per uh, mettere una parola di scoraggiamento o magari per osservare le persone. Loro non erano andati lì per ascoltare la parola, ma erano andati solo per osservare per criticare, per condannare la persona del nostro Signore Gesù Cristo. Io non leggerò tutto il brano di questo paragrafo qui questa mattina, noi torneremo per la grazia di Dio anche lunedì, ma io volevo soltanto questa mattina ricordarti che noi oggi, noi sappiamo che ci sono persone che magari si riuniscono con gli altri non per adorare ma per criticare. E eu vorrei que tu respondesse davante ao Senhor, quando tu te encontres com a Igreja de Cristo, tu que coisa vieni a fare? Tu vieni per adorare, ou vieni per criticare, per observar, per vedere chi que ti é, como se che é vestido, que coisa o que coisa não fatto per dopo ou se a fare petegoletso, per condannare le persone. Quante persone anziché adorare il Signore vengono nella dunanza, vengono per stare insieme alle persone, ma per fare una critica distruttiva. Nel nome di Gesù, se per caso tu hai mai fatto una cosa del genere, io te lo chiedo nel nome di Gesù di non fare mai più. Vieni per adorare il Signore, vieni per incontrarti anche con le persone che hanno bisogno di una preghiera. Che hanno bisogno del tocco del Signore, che hanno bisogno di una parola di incoraggiamento, che hanno bisogno di ascoltare il Vangelo di Cristo, che hanno bisogno di essere guariti dentro e fuori, perché hanno bisogno del nostro Signore. E non facciamo come questi farisei che stavano lì solo per condannare, per fare pettegolezzo. E perché queste persone perché facevano questo? Perché dentro di loro, loro erano morti spiritualmente perché la loro mente non è una mente pulita, non è una mente trasformata, sono persone che hanno problemi dentro e hanno così tanti problemi dentro che anziché venire e aiutare il prossimo loro proiettano i loro problemi sulla vita delle altre persone ebbene Cristo Gesù ci sta dicendo che noi dobbiamo entrare nell'adunanza nell'incontro presenziale del popolo di Dio dobbiamo guardare se eventualmente tra di noi c'è qualcuno che ha bisogno Que há de um encorajamento, que há bisogno de uma palavra, que há é bisogno é é é é de uma pregueira, que há dela, della potente mano de Dio que usa la nossa vida para ele as pessoas através da predicação, através do Evangelho, através da fé genuína. E antes que observar, vediamo Jesus que cosa avrebbe fatto, se avrebbe guarito uma persona no giorno del sábado, é uma coisa allucinante. Nós temos bisogno de ser instrumentos portadores de vida e não portadores de morte. Não portadores, porque quando a nossa bocca parla, quando nós nos comportamos em maneira sbagliata, anziché portar a vida, nós podemos portar la confusione. Então, allora, eu ti prego, nel no nome do nosso Senhor, lasciamo Gesù usare la nostra vida, impariamo dalla vera adoração do nosso Senhor. Quando Gesù osserva esta pessoa com a mão paralisada, Luís está demonstrando a sua missão, a sua graça, o seu amor verso o próximo. Quantas vezes nós te encontramos com gliatri, mande-se que é ser o nosso instrumento portatore de graça, eu estou guardando só o meu interesse. Jesus não está guardando o seu interesse, ele está guardando o nosso interesse. Ele está guardando a nossa necessidade. Allora então, eu te prego, nel no nome do Senhor e Padre, eu te ringrazio per esta parola e prego que, nel no nome de Cristo, tu possa lavorare nella nossa vida. Grazie per esta semana. grazie per questo mês, grazie per quello que tu farai ancora nella nossa vida. Ajuda-te a crescer e amar il próximo e a essere de um veri adoratori. Come lo è stato Cristo Gesù, nel nome tuo, nel nome di Cristo, è che noi preghiamo. Amen. Il popolo di Dio dice: Amen. Glorificato sia il nostro Signore. Veramente, per questo tempo di preghiera, quando noi possiamo adorare il nostro Dio. Mio caro fratello, mia cara sorella, io ringrazio il Signore per questo tempo meraviglioso che abbiamo trascorso insieme. Uh, mi raccomando, uh, non dimenticate che a Dio piacendo noi lunedì torniamo sempre con l'Alba la, la Nuova e torneremo con tutte le due piattaforme. Questa mattina soltanto su Facebook, ma io ho lasciato anche il link lì perché le persone potessero raggiungersi con noi qui sul canale di Nicodemo Fabiano. Metti un like e condividi, preghiamo insieme. Aggiusta l'orologio il sabato sera prima di andare a dormire perché domenica mattina alle 10.30 abbiamo l'appuntamento per adorare il Signore. E non vogliamo giudicarci a vicenda, noi vogliamo unire il nostro cuore, tutti quanti sotto l'impulso della grazia del Signore per lodare Dio e per diventare uno strumento, come Gesù Cristo lo era, per portare la guarigione nei cuori che hanno tanto bisogno nel nome di Gesù. Miei cari, io vi do un forte abbraccio Um santo bacio, que a graça del Senhor esteja te nel nome de Jesus. Eu te lascio con la nostra sigla e que a graça del Senhor esteja nella tua vida. Me raccomando, mete um like e condividi e continua a pregare per Fabiano. Abbiamo muito bisogno, prega per il mundo, mas não dimenticare que nós somos portadores della parola nel nome de Jesus. Ancora, forte abraço, Santo bacio. Metti un like e condividi. Questa è Alba Nuova, potenza nella preghiera.